2003 e nel 2007. C'è stato anche chi ha vinto il trofeo Matteotti una volta. Con un crono prologo da Monte Silvano a Pescara, vinto da Verbrugge ad Urpoli e ha vinto anche la Coppa San Geo. Tra l'altro è l'unico corridore della storia alla mamma e al papà. E tu sei laureata in? Economia. Economia, tutti laureati in economia, pertanto diventeranno ministro per l'economia. Anch'io ho collaborato con loro. Molto bene, pertanto vogliamo Rio Tomasini e col 78 Angelo Vitiello. Nicolas, lui 25enne, sarà uno dei magnifici protagonisti della gara di 188 km e 500 metri, il trofeo Matteotti. Ti mando la San Gemini MG Pavis, con numero 81 Simone Bernardini, 82 Francesco Manuel Buongiorno, con l'83 dalla provincia di Brescia Nicola Gappurini, con l'84 vincitore di due edizioni del Giro del Medio 30, Giro d'Italia del 2014, una vittoria che avrebbe fortemente meritato. Pubblico, alzano il braccio, Simone Bernardini, Paolo Totò. Signori, Gazzara è già andato in fuga, dov'è Gazzara? Alla gara dei professionisti, la grande madre Russia. L'applauso degli sportivi per la Loco Sphinx. Bernardinetti, 122, Nicol Elorza. 123 dalla Sicilia, vincitore a Rovescara, Pierpaolo Piccara. 124, Uri Martins. 125, Jovko Jovcev. In bocca al lupo. Vieni un altro Antonio Di Sante, nato il 25 settembre del 93, c'è pure il loro addetto stampa che li sta riprendendo. Si schierano tutti i corridori della GM Europa Ovini, c'è anche Pacchiardo. Rotondi, Brogi, Canepa, Di Sante, Pacchiardo, Parrinello, Ruscetta e Tizza cercano di regalare spettacolo. Tutti possono vincere, no? Ci si prova fino alla fine. Tu sei un torinese lombardo, a dire il vero. 75, Franca Tutta, Davico Desinò, della Davico Desinò, la GM. 42, Giacomo Berlato, dalla provincia di Vicenza, l'uomo delle fughe al giro di... 44, Alessandro Bisolti. 45, Pierpaolo De Negri. 46, Yuma Koishi. Un atleta che lo vuole rivincere. L'applauso degli sportivi per questa squadra di matrice abruzzese, Nippo Vini Faldini di Patron Sciotti, grandissimo appassionato di ciclismo. E De Negri promette a Sciotti la vittoria. Magari. Il titolo italiano in Trentino, vincitore del Giro del Trentino, vincitore anche alla settimana Coppie Bartali. Questa è la 0711 Cycling che firma il foglio di partenza. Con 112 Nicola Toffali, 113 Eric Am, 141 0711 Cycling UCI Europe Tour. Nicola Toffali, vieni a sottolineare il porto. Cosa significa? Paul Ir Redback, 105 Andreas Hofer, 106 Andreas Graf, 107 Christian Mager, 108 Dennis Paulus. Tanto applaudiamo la Rinkov. Vincenzo Alvarese, vincitore lo scorso anno, Giulio Ciccone, Nicolò Pacinotti, Simone Stervini, Alessandro Tonelli, Simone Velasco, Luca Wackerman e il veronese Edoardo Tardini, Operavaglia, 53, Giovanni Lonardi. E c'è pure Wackerman che è stato campione di Federico Burchio. Ecco gli atleti. C'è l'uomo delle corse a Italia, col numero 1, il vincitore della passata edizione del Matteotti.
Vincenzo Albanese. A lui la maglia dell'Italia l'anno scorso ha portato fortuna. Col 2 Ciccone, vincitore a Sestola al Giro d'Italia lo scorso anno. Col 3 giovane Pacinotti, Simone Sterbini. 5 Alessandro Tonelli. 6 Simone Velasco. 7 Luca Vacchi. Risponde alle domande dei cronisti. Applaudite la Gazprom. Schiera anche Pavel Brundvig. Italia, vi vediamo qui sul palco con i suoi corridori. Ecco Bolese, vincitore del Giro della Cina, vincitore dello scorso anche della Freccia dei Pini. C'è Fraforti che ha vinto tappe al Brescia Tour, ha vinto tappe anche al Giro della provincia di Grosseto, organizzato dal gruppo Formiga Emilia. Applaudite Landroni, c'è anche Davide Ballerini, vincitore del Gran Premio della Montagna alla Tirreno Adriatico. C'è Bonucci, c'è Cattaneo sul podio da Piazzatico dell'organizzazione Adriano Amici. Tra poco vi inviteranno in piazza Duca degli Abruzzi. C'è Bonucci bresciano, c'è Ballerini di Cantù, c'è Cavazzi che ha vinto tra i professionisti. Se può pensare in tutto chi sta al mio è troppo amore come si fino. Se fecho os olhos, só consigo ver o sol. Brilhando nessa noite escura. Eu só te desejo, nunca te amo. Uma voz que vem no coração. Nunca te amo, só te desejo. A essa voz que está dentro de mim. Thank you.
tanti auguri a voi e per i ciclisti che compiono una bellissima corsa. Noi ce l'auguriamo che va tutto bene questa corsa per tutte, per noi e per loro, soprattutto i corridori. E io sono contento di questo trofeo Matteotti, perché ogni anno ci dà tanta soddisfazione, da noi a tutti i pescaresi, anche a tutta l'Abruzzo, diciamo, perché qui ci partecipa da tutta l'Abruzzo, anche fuori dall'Abruzzo. Quindi facciamo questo augurio buono a voi e a tutti. Il Signore vi benedica, vi guardi, vi benedica e volti la sua faccia verso di voi. Il Signore di voi misericordia e vi dia pace. Il Signore vi dia la sua santa benedizione e ci libera da ogni male, a noi, ai corridori, a tutto il mondo intero. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Tutto bene, tutto santo e tutto buono ci auguriamo. Evviva!
La squadra che lavora soprattutto per Manuel Belletti, la presa di Sant'Angelo di Gatteo Amare, attaccando il numero 2 Ciccone, Giulio Ciccone della Guardiana, il numero 25 Di Santi. Allora, c'è stato questo ritiro, però la gara è stata tirata, bella, vincente, emozionante. È stata una gara tiratissima. Questa è una gara, come mi dicono sempre i miei direttori sportivi, ogni giro se mi fanno sempre questo esempio: avete presente una candela? Ogni giro la candela diminuisce. Questa è una gara così, è durissima, ma nello stesso tempo una gara affascinante, perché sia per il pubblico che sia per noi corridori, perché non è che capita tutte le corse che il pubblico può vedere una corsa girare più volte. Al trofeo Matteotti c'è questa possibilità, infatti il pubblico è stato calorosissimo. Io ringrazio la mia terra, ringrazio i miei tifosi, ringrazio tutti. La Gemeovini quest'anno voleva fare bene in questa manifestazione, essendo squadra di casa, una delle squadre di casa. Sì, noi partiamo ogni corsa per fare bene. Al Matteotti ancora di più, perché era l'unica corsa di casa, l'unica corsa del centro-sud. Penso di averla onorata io fino adesso nel migliore modo. Adesso speriamo nei miei compagni che ci possano regalare una grandissima soddisfazione. I prossimi appuntamenti per quanto ti riguarda? I prossimi appuntamenti della squadra sono il giro del Portogallo e poi tutte le classiche di fine stagione in Italia. Io mi preparo al meglio per affrontare i prossimi appuntamenti e vedremo. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. Valentino Sciotti, soddisfatto, crediamo, per questo terzo posto al 70° trofeo Matteotti con Marco Canola? Assolutamente sì. Un terzo posto importante di un atleta di punta della vostra formazione? Sì, e oggi è il capitano vero di questa squadra, è un anno intero che va forte, ben 22 volte è arrivato nei primi 10, anche in gare importantissime, ha vinto anche tanto, penso forse è l'italiano che ha vinto di più. Cosa dire, è assolutamente positivo. Oggi è attaccato a poco dall'arrivo perché voleva ancora essere più sicuro di vincere arrivando solo. Ovviamente ha bruciato delle energie che gli saranno mancate nel finale, ma io sono assolutamente felice. Futuro della Nippo Fantini, tra l'altro la notizia di queste ultime ore che ci sarà una sponsorizzazione da parte vostra per i prossimi 2 anni per questa squadra. Quali sono, diciamo, gli obiettivi? Gli obiettivi è crescere sempre di più come squadra, come risultati, cosa che stiamo facendo, restando fedeli a quelli che sono i principi che hanno fatto nascere questa squadra, e soprattutto valorizzare i giovani. Se poi nel nostro percorso ci dovesse essere qualche giovane abruzzese che dovesse meritare il passaggio, per noi sarebbe solo che un orgoglio poterlo guidare a una categoria superiore. Il futuro della Nippo Fantini, ci sarà ancora Damiano Cunego? Assolutamente sì, è un ragazzo integro, ricordiamoci che è più giovane di Valverde, quindi purtroppo è stato sfortunato. Gli ultimi 3 anni si è fratturato 3 volte di fila, e capisci che iniziare la stagione e poi fermarsi e ricominciare è difficile, ma solo 2 anni fa è stato il numero 1 degli italiani come punteggio in Coppa Italia, quindi il ragazzo ha dei grandi numeri. Oggi non l'abbiamo schierato, l'abbiamo mandato in Cina a fare una gara molto importante in quel calendario, anche perché il nostro team metà è asiatico, era giusto che andasse anche a onorare gli interessi dell'altro sponsor. Consegnerà il trofeo alla società del primo classificato, trofeo Matteotti, alla Loco Sphinx, in presenza dei primi 3 atleti, in presenza di Sergei Shilov. Invito un dirigente della Loco Sphinx. Ok. E un applauso lo merita anche lui. Al mio 3, solo al mio 3, un volato per Renato Ricci, presidente. 1,
avviciniamo anche tutte le autorità, Renato Ricci, Giuliano Diodati, Alberto Balducci e la signora Leila Kechud, Shiloh 2017. Lo scorso anno ha trionfato un altro giovane, Vincenzo Albanese, e la storia del Matteotti continua! Emanuele Belletti, secondo posto al Matteotti, soddisfazione o più rammarico per aver mancato la vittoria qui a Pescara? Ma soddisfazione direi di no, più rammarico perché è il secondo anno di fila che faccio secondo, il secondo anno che rimango fregato. Quest'anno purtroppo è venuto tutto perfetto, a parte la volata non mi entravano i rapporti. E praticamente sono partito, ero agilissimo, non mi andava giù il cambio, mi è entrato il rapporto giusto gli ultimi 100 metri e ero in netta rimonta, ma purtroppo non è servito a nulla. Adesso vediamo, guardiamo con fiducia le prossime gare e niente, è andata così anche quest'anno. Tra l'altro oggi un Matteotti particolare, con una temperatura piuttosto fresca, con del vento, rispetto al passato in cui spesso si è corso con temperature tropicali. Sì, oggi siamo stati fra virgolette graziati dal tempo, non era il caldo solito che ci aveva abituato questa corsa, meglio così, infatti la corsa secondo me è venuta meno dura di quello che si aspettava, c'è stata meno selezione e peccato. Prossimi appuntamenti per quanto ti riguarda? Ora andrò a fare un periodo a Livigno e poi riprenderò il 30 con la London Classic per poi ricominciare ad agosto con le gare in Francia per preparare al meglio le gare in Italia a settembre. Marco Canola, terzo classificato al Matteotti, una punta, anzi più di una punta di Abruzzo in questo podio qui alla 70esima edizione del Matteotti, perché rappresenti una formazione che porta anche i colori della nostra regione. Innanzitutto ti chiedo, soddisfatto per questo terzo posto oppure puntavi alla vittoria, visto che c'è stato questo arrivo in volata? Ah beh, sicuramente un po' di rammarico, visto come è andata la corsa. Stavo bene nel finale, ho fatto terzo, però ho anche attaccato sull'ultima salita, era quello che stava meglio, che aveva più condizione, e siamo rimasti in quattro. Io ho dato tutto, purtroppo non ho avuto la giusta collaborazione da parte degli altri, c'era Ciccone, c'era... Lui è stato un po' remissivo, non dava i cambi che magari era un po' stanco dall'azione, quindi ci sta forse. Sono stati ripresi l'ultimo chilometro, ma nonostante questo sono riuscito a fare di nuovo una buona volata. E niente, dai, corsendo il poi potevo aspettare, magari avrei potuto essere primo al posto di terzo in volata. Però sono anche le corse, ho seguito, come mi diceva l'istinto, la testa da corridore, in quel momento ho attaccato e è andata così. Trofeo Matteotti, corsa dura, selettiva, ma oggi rispetto al passato c'era comunque una temperatura, oserei dire, gradevole, non faceva caldissimo. Sì, non è temperatura da Matteotti questa, anche ventilato, troppo, sinceramente. Troppo vento. Sì, no, troppo vento, no, intendevo troppo comodo quasi, perché non è venuta la solita corsa che venivano gli altri anni, secondo me è stata un po' meno selettiva. Un peccato, perché il Matteotti si distingue sempre, no? Dalle altre corse per il caldo proprio che c'è qui. Io comunque mi trovo a mio agio con il caldo, quindi per quel che mi riguarda magari sì, mi sarei trovato magari meglio. Cosa rappresenta questo terzo posto per te al Matteotti in chiave futura, anche in vista dei prossimi appuntamenti? Ma niente, testa bassa, concentrato, vado avanti. Vengo da un momento di riposo da dopo gli italiani, è un podio come tanti altri che ho fatto quest'anno, sta andando bene, sono consapevole di questo, sicuramente ogni volta che riesco ad arrivare davanti e far bene mi dà sempre più morale, più fiducia, fa capire anche ai miei compagni chi è il leader in squadra e
così possiamo essere sempre più coesi e lavorare per un unico obiettivo. Formazione abruzzese l'ultima, Marco, formazione abruzzese la Nippo Fantini, tu sei veneto della provincia di Vicenza e dunque anche una soddisfazione per tutti gli appassionati della tua regione di ciclismo. Sì, beh, tutta l'Italia è paese, ci troviamo bene, siamo tutti quanti molto contenti, tra compagni, tra staff. Sono contento di aver rinnovato poi con la squadra per altri 2 anni fino al 2019. Sto facendo molto bene e questo mi dà serenità. La squadra ha deciso di puntare su di me, sono molto contento della fiducia che mi ha dato Pelosi e Valentino Sciotti, che mi ha dato tutta la squadra Nippo, Vini, Fantini. Secondo me quest'anno sì, sta andando bene, ma i risultati più grossi devono ancora arrivare. Fine anno, ora spero per il mese di settembre di andare forte e cercare la convocazione per i mondiali. Si è concluso da pochi minuti il 70° trofeo Matteotti di ciclismo, grande folla, grande pubblico quest'oggi sulle strade di Pescara, anche grazie al tempo non favorevolissimo per andare al mare. Renato Ricci, le prime impressioni? Beh, sicuramente sì, grazie al pubblico, perché è la dimostrazione che Pescara vuole bene al trofeo Matteotti, quindi non diciamo alla mia persona, ma al trofeo Matteotti che compie 70 anni, quindi è una manifestazione molto forte a livello mediatico e quindi molti lo cominciano a capire, qualcuno magari un po' meno, ma non è che interessa più di tanto. E mi auguro che il prossimo anno, in effetti mi sono accorto anch'io che è meglio spostare la data, perché i tempi di agosto, fine luglio, con il cocomero e con gli arrosticini su quelle salite dei colli, forse sono cambiati e quindi bisogna un po' adeguarsi alla situazione che c'è adesso in Italia, quindi magari c'è molta televisione, quindi quando c'è più fresco partecipano di più. Renato Ricci qualche settimana fa anche ai nostri microfoni aveva detto: il 16 luglio si farà il Matteotti, io sarò ancora presidente, dal 17 luglio però le cose cambieranno, ci ha ripensato oppure conferma quello che aveva detto qualche settimana fa? Allora, innanzitutto ho detto che il 17 luglio per me diciamo finiva l'era Renato Ricci di 22 anni, che sono anche abbastanza, e quindi non sono attaccato alla poltrona, perché io credo che ci servono delle persone giovani, nuove, con magari con qualcosa di nuovo da dare. Sicuramente nessuno mi scanserà, questo sì è vero, però quello che ho detto lo ripeto. A questo punto però, al di là di quello che sarà il futuro, lei ha detto qualche istante fa, il prossimo anno probabilmente il Matteotti cambierà data, forse si farà a settembre, quindi Renato Ricci ci sarà in qualche modo comunque. Sì, mi hanno convinto che diciamo forse anche l'applauso, le testimonianze di affetto di questo pomeriggio, le ennesime nei suoi confronti, evidentemente forse non l'hanno lasciata del tutto indifferente. Ma sentire l'affetto delle persone, della gente di Pescara, capisce, perché l'affetto si percepisce, significa che capisce quanto posso voler bene alla città di Pescara e all'Abruzzo. È naturale che ho capito anche che bisogna cambiare forse qualcosa, tipo anche la data a settembre, perché come parlavo stamattina con Valentino Sciotti, che è una persona che io rispetto tantissimo perché è un grande uomo, e in effetti anche lui mi ha detto sì, lo devi spostare perché è meglio. Valentino Sciotti, Renato Ricci, Daniele Sebastiani, ci sono persone che però vogliono bene al Matteotti, che in qualche modo però garantiranno il futuro di questa corsa. Ma sicuramente Valentino ha dei grossi problemi, perché lui, ecco, domani mi sembra che va in Bielorussia, Australia, quindi è chiaro che lui è impegnatissimo con la sua squadra, quindi con la sua società. Daniele, io mi auguro che, sapendo che anche lui vuole bene a Pescara, vicepresidente del Matteotti, sì, vicepresidente, e tutti dovrebbero sapere che Daniele fa sacrifici e che ha messo la faccia per fare un campionato di diversi campionati di Serie A e Serie B. Io da ex Curva Nord devo dire ai ragazzi che devono capire che se non c'era Daniele il Pescara non si sa dove stava. È chiaro che la sua passione per il ciclismo non è mai finita, quindi io mi auguro che sicuramente anche Daniele, io penso con 3 persone, 4 persone, non di più, non servono, se no diventa un pollaio. E quindi allora a quel punto io posso dire, non tornare indietro nella mia decisione, perché quella rimane, però essere un po' più libero
dare più spazio. A pochi minuti dalla fine della 70ª edizione del Trofeo Matteotti, Renato Ricci, a chi vuole dire grazie e a chi invece vuole e vorrebbe tirare le orecchie? Ma grazie sicuramente a tutte le persone che sono venute, perché per me sono le persone più importanti, quindi diciamo il pubblico. Poi a tutti diciamo i politici, amici che sono venuti questa mattina, ne sono venuti tanti anche oggi pomeriggio, e quindi è chiaro che in un momento di festa tu vuoi bene a tutti, quindi i sassolini li ho tolti nel momento giusto ed è giusto che ora si festeggia una giornata bellissima. Ha vinto un ragazzo che potrebbe essere anche un buon campioncino, perché vincere in volata il trofeo Matteotti in quella maniera, non lo so, insomma, potrebbe dare anche lustro al Matteotti in futuro.